Allora, 14 Caparini, anche qui c'è una riformulazione, non va bene. Deputato, prego. Assolutamente non va bene, anzi lo trovo offensiva, in quanto già di per sé lo strumento dell'ordine del giorno sappiamo essere alquanto aleatorio e nella stragrande maggioranza dei casi assolutamente inefficace. Se poi a questo aggiungiamo il fatto che l'impegno chiesto viene trasformato in un mero invito a valutare, capite bene che siamo alla presa per i fondelli, ma questo è il leitmotiv del comportamento di questa maggioranza nei confronti della gestione di Ilva e di tutto ciò che purtroppo ha colpito in modo drammatico centinaia di aziende e migliaia di lavoratrici e lavoratori che per oltre un anno e mezzo hanno lavorato sia per far sì che il ciclo produttivo continuasse, quindi che un'azienda leader mondiale potesse continuare a produrre, quindi a rimanere competitiva sul mercato, mantenendo il suo valore e mantenendo quindi i suoi asset, sia per quanto riguarda le tanto citate, tanto invocate e molte volte evocate in questa aula bonifiche ambientali, per cui molte aziende, molte lavoratrici e lavoratori si sono impegnati, si sono indebitati per poi non vedersi riconosciuti da parte di questo Stato, perché ricordiamo, questa è una gestione Colleghi, commissariale. il tono Sì, della è voce, per normale che a favore. quanto pare non frega niente a nessuno questo. Allora, scusi, vada avanti, deputato. Quindi si sono impegnati per una gestione commissariale, quindi si sono impegnati di fronte a uno Stato, hanno fornito beni e servizi allo Stato, non a nessun altro. L'hanno fornito a voi, a tutti noi, e in tutta risposta gli è stato detto: guardate, da un certo punto in poi quello che è accaduto prima non è di competenza nostra, in modo veramente infame, perché questo è un comportamento infame proprio dal punto di vista del rapporto non solo umano, ma anche dal punto di vista del rapporto prettamente professionale. Da un certo punto di vista, da un certo punto in poi, quindi, non teniamo conto del lavoro, della prestazione, dei servizi erogati, dei prodotti forniti. E quindi vi dovrete confrontare con la procedura. E sappiamo benissimo cosa significa nel nostro paese poi andare a insinuarsi in una procedura concorsuale. Sappiamo benissimo cosa significa. Significa non vedere riconosciuto, non avere riconosciuto alcunché del proprio lavoro e del proprio servizio. Quindi in questo senso io credo che ciò che oggi il governo ci dice, ciò che dice alle centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori, ciò che il governo dice ancora una volta a quelle imprese che hanno garantito, signor sottosegretario, hanno garantito una prestazione di servizi, hanno lavorato, cosa che magari a molte al governo, come dire, non è cosa nota e non è cosa praticata, hanno lavorato e hanno diritto ad essere pagati, perché molti di loro sono andati addirittura in bancarotta, altri si sono indebitati, altri hanno dovuto diminuire i loro dipendenti sono stati costretti a licenziare, sono stati costretti a chiudere parte della loro azienda perché in tremenda, enorme difficoltà, semplicemente perché questo Stato ladro, perché siamo di fronte a uno Stato ladro, non ha riconosciuto loro ciò che loro hanno dato, ciò che loro hanno fatto. Allora, il punto fondamentale è questo. Voi non potete venire in aula qui con onestà intellettuale e dire: ma noi ci valuteremo se ci dovremo impegnare a far sì che lo Stato svolga il suo compito, faccia ciò che deve fare, ovvero paghi il dovuto a chi ha lavorato per oltre un anno e mezzo per
per lo Stato. Lei deve venire qui in aula, avrebbe dovuto venire qui in aula e dire: noi siamo determinati a far sì che, al di là dei tempi lunghissimi di questa giustizia italiana per quanto riguarda i processi concorsuali, sappiamo benissimo che le procedure concorsuali sono lunghissime, al di là di queste inefficienze, noi garantiamo chi si è impegnato per noi. Voi non l'avete fatto ed è l'ennesima volta una lunghissima e triste storia, un teatrino ignobile che si ripropone ogni anno, e ogni anno arriviamo sempre al solito punto, ovvero chi lavora in questo paese lo prende in quel posto.